kiss for you. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di The Sims 4. Oggi siamo da Summer e Filippo e come potete già notare anche qui abbiamo messo gli addobbi natalizi, due alberelli luminosi, i pupazzoni di neve e alla porta la ghirlanda. Ovviamente qui ci ho ripensato, non ho fatto verde e rosso come Morena, anche perché in questa casa c'è molto di celestino pastello, e allora ho fatto bianco e celeste e i fiocchetti di neve, quindi fuori è giusto così. Poi è bello vedere anche da qua, a me questo mi piace, che si vede sia qui, anche qui ho messo solo la ghirlanda, vero? Ghirlanda, l'alberello e il pupazzone. Quindi ghirlanda, alberelli, perché questa è una casa un po' più grande, e ci ho aggiunto giusto due fiocchi di neve. Poi vi mostro dentro, tra poco i ragazzi sono tutti svegli, si stanno preparando perché vanno a scuola. Allora, abbiamo messo anche qui il caminetto, l'albero pieno di regali perché qui la famiglia è numerosa. Come potete vedere ho sostituito le poltroncine perché diciamo che quelle erano comunque infantili, le abbiamo messe diciamo dello stesso livello dei divani, quindi un po' più serie e comode. Poi lo schiaccianoci, le candele sul camino, mentre di Vintage Glamour ho messo il tavolino nuovo, la lampada e per la gioia di Filippo il bar a mappamondo, molto elegante. Come vedete in giro ci sono le sorprese festive un po' sparse per i ragazzi. Poi sul tavolo ho messo la candela, qui altri decori, come vedete, anche qui, ciao ragazzi, mi raccomando, anche qui sulla porta ho messo i stessi decori di Morena, solo che sempre argento e blu, e qui c'è un altro festone. Quindi per quanto riguarda il Natale, basta, ho messo questo. Chi è? Ehi Filippo, sono Marco, di passare il tempo insieme stasera? No, a parte sulle 11 del mattino e dobbiamo fare una cosetta, però da qua stasera poi si vede. E che altro ho fatto? Ah sì, in camera da letto non poteva mancare, anche per Sam, visto che l'armadio c'è, ho tolto l'altro armadio e le ho messo la toletta con il paravento, il siparè, incastonato nel muro, in modo che ne esce solo un pezzettino, e così lo trovo veramente carino e non ingombrante, che divide un po' l'armadio dalla zona trucco, con le sue cremine, gli oli, i fiorellini, tutto poi bianco e rosa confettino, come la sua camera. Quindi io direi di andare a fare la pipì, insomma di prepararci, perché visto che Summer, eccola, non escono i suoi capricci? Facciamo svegliare anche Filippo, che lui sta super bene. Lui, sposati, amore. Ma ti sei già sposato? Impara a conoscere. Certo, perché non si finisce mai. Allora, non mi finire le cose in frigo perché mi servono. Quindi ti mangi uno yogurt. Ecco, Summer aveva il desiderio di andare in giro in città. Quindi adesso lei e il marito andranno sì in giro in città, però volevo provare finalmente una cosa diversa, ovvero le ho comprato il bancone per la vendita in strada, ma stai bene in sonno, quindi questo qui non c'è bisogno, le ho comprato il bancone per la vendita in strada, adesso noi prendiamo tutti i dolcettini che ho preparato il giorno prima, quindi pancake appancettati, la quiche di spinaci e funghi, la torta di carote, crostatine alla frutta, scone alla frutta, le barrette di caramelle Mew, ne abbiamo due ma una la lascio qui per i ragazzi, la pagnotta al lievito naturale,
le bagel tutti i gusti e le barrette al limone e voglio proprio andare un po' a venderle in città e appunto a farmi conoscere. Ecco, mangiamoci l'ultimo pezzo di torta alla frutta. Che ne pensi, amore? Quindi preparati, perché allora lei ha il giorno libero. Sì, lei ha il giorno libero e comunque ha cucinato, lo sta bene. Vi ricordo che lei è livello 6. La promozione seguente diventa pasticcera. Che bello! Invece lui è a livello già 7 e tra poco arriverà a livello 8 che diventerà capo operatore di bevande. Bravo. Allora, anche lui ha fatto le bevande e deve andare a lavorare alle 19, quindi può venire con noi in città. Ah, un'altra cosa che vi voglio far vedere è che qui sul patio alla fine ho aggiunto... Ah, non è piantato. Comunque ho aggiunto la margherita. E il giglio, altri suoi fiori preferiti, pianta. E poi ho identificato le piante e abbiamo trovato la morchella tossica. Queste qua sono le piante del Granite Falls. La morchella normale, foglia fuoco normale, il mirtillo normale, more normale, camomilla normale, camomilla tossica, mirtillo normale. Poi bacca di sambuco nociva e bacca di sambuco normale e la foglia a fuoco velenosa. Basta. Ah, i mirtilli tossici. Quindi voglio vedere che altro ci resta. Vediamo un attimo. Oh, ne mancano solo due. No, mancano anche questi. Ah, però queste qua sono quelle aliene. Queste tre sono quelle del mondo alieno. E, oddio, questa, sapete, non me la ricordo. Che cos'era? Continuo a cercare. Questo non me lo ricordo, ma questa è la patata, ragazzi. Cioè, la cosa più banale, ci manca la patata. Quindi poi dovrò andare a trovare la patata, ma non mi ricordo questo. Perché non c'è il simbolo di al lavoro. Devo vedere un attimo che cos'era. Ok, siamo tutti pronti? Ok, tu qui hai piantato, qui sta tutto a posto. Andiamo in città. Filippo, hai fatto pipì? Tutto a posto? Ok. Quindi, viaggia con tua moglie. Questa sta ancora qua. Vabbè, fa parte dello storico, va? Visto che si conoscevano, giustamente. E andiamo finalmente a San Nisciuno. Allora, io andrei però al quartiere degli artisti. Delle arti, perché è comunque più un quartiere così dove c'è la vendita. È vero che il mercatino lo fanno qui al mercato delle spezie, che alla fine dice che un quartiere familiare famoso per il festival delle spezie, il mercato delle pulce, le vedute sulla zona portuale. Però qui comunque dice che è un quartiere bohemien amato da musicisti, artisti e creativi di ogni genere. Quindi io andrei qua. Allora, Filippo, cambiati perché non stiamo a Granite Falls. E potresti mettere, sì, no, mettiti così casual. Pure tu, mettiti più, diciamo, in abiti da imprenditore, più femminile, più bella. E vediamo un po', vediamo. Il murale che ha fatto. Ve lo dico, ragazzi. Questo qua è un murale che ha fatto Sayuri. Io ero qui in città, poi lo vedrete in un video prossimo. O se già l'avete visto, adesso non mi ricordo più l'ordine dei video, però questo qui l'ha fatto la nostra Sayuri. Vedete, qui c'è un artista, quindi alla fine noi potremmo anche metterci qua al sole. Vai qui insieme. Eh sì, qui ci sono dei quadretti, però. Scarta. Potremmo prenderlo. Vieni qua un attimo. Cioè, guadagniamo 132 o ce lo compriamo? No! Vabbè, però io lo posso rivendere. Vabbè, lascia aperte Summer. Mettiamoci a lavorare, va, che è meglio. Colloca.
Perfetto. Allora, visualizza l'inventario e ci mettiamo tutti i nostri dolcetti, anche perché sta arrivando gente e voglio proprio provare. È un modo, facciamo finta, anche per farci conoscere, visto che non abbiamo ancora i soldi per un'attività, qualsiasi essa sia, se negozio o ristorante. Ok, riempi il tavolo. Eccoli! Poi, occupati del tavolo. Che bello! Allora, mettiti anche tu qui. I ragazzi sono arrivati a casa. Vai qui. Allora, aumenta i prezzi, ragazzi. Aumentiamo almeno del 75% perché comunque sono tutti dolci fatti in casa e anche decorati, quindi sono speciali. Dopodiché iniziamo la vendita per strada. Ecco qui. Abbiamo 2 ore e 58 minuti. Perfetto, io gli devo fare una foto a questi due. Guardate anche il cartello, che carino. Nel senso degli ortaggi, pesce. Perché dei dolci proprio non c'è. Dei dolci. Loro stanno. Ah, andiamo bene. Presentati, non litigare con nessuno, potrebbe essere un valido acquirente, magari. C'è il naso un po' schiacciato. No, niente. Ah, mettiti qua, io ti stavo facendo una foto. Vai qui. Incorniciamo questo ricordo. Vai Samir, chiama la folla. Ma guardate quanti bei dolci, che belli. Venite, venite. Su. Che carini che siete. Ma c'è qualcuno in tutto ciò? Ah, sì. Venite! Qui vendono. Scusate, ogni tanto vi faccio saltare, lo so. Allora, un attimo. Allora, tu vedi un attimo prodotti agricoli? Perché se c'è la patata, ce la compriamo. Oddio, che bello! Occupati del tavolo! Com'è possibile? Patata 3. Patata, il resto abbiamo tutto. Chissà che frutto è quello che ci manca a noi. Ok, perfetto. Scusate, occupati del tavolo. Boh. Vediamo un po'. Ma questo? Sì, ho pao variato. No. Aumenta i prezzi? Ma di chi era questo? Ma però non ce lo dà. Ma abbiamo venduto qualcosa? Che bello! Venite! Comprate! Aumenta i prezzi. Oppure vogliamo fare 50%, va? Forse 75% è un po' caro? Qua non dà i prezzi. Dai! L'hai fatto? Sì. Magari attiriamo gente qui. Presentazione. Rallegrala. Presentazione, magari poi si accostano anche qui. Io non ho capito, Filippo, se si dedica a questo tavolo. Se guadagna qualcosa. Il problema è che non possiamo nemmeno comprare noi. Comunque stanno venendo a comprare. Non possiamo togliere nemmeno questa cosa puzzolente da qui. Ma perché mi stanno trattando male Filippo oggi? Chiamati questa, magari potrebbe comprare qualcosa. Ma
Manca solo mezz'ora. Mi sa che abbiamo venduto solo un dolce. Forse i prezzi troppo alti, non lo so. Però ragazzi, mi è piaciuto provare questa cosa. Eccolo. No. Venite, compra. Ti prego. Tutti vicino a lui. Non ti piace? Perché? È depressa. Filippo tra poco va al lavoro. Lascia perdere quel coso, tanto non è il nostro. Stringila. Fagli sentire la tua solidarietà. Compra qualcosa tu. No, niente. E tu? Ti prego. Ragazzi, il padrone di casa. Ti prego, compra qualcosa. Sei stata bravissima, amore. Ci rifaremo la prossima volta. Però non te la sei stretta. Stringi, è finita la vendita. Stringila. E vabbè, ragazzi, ci abbiamo provato. Allora, libera il tavolo. Vediamo se la roba va tutta qui. Perfetto. E metti nell'inventario. Torniamo a casa. Queste alla fine non abbiamo potuto comprare niente e nemmeno possiamo fare niente. E questo è il brutto. E vabbè. Andiamocene a casuccia. Eccoci a casa. Dove vai? Ah, è vero, lui va al lavoro. È vero, Filippo, appena in tempo. Quindi lavora sodo, tanto stai benissimo a mangiare e mangi al lavoro. E tu? Alice sta mangiando il chili di verdure. Anche tu. No, quello è di Alice. Tu ripulisci qui e apri, te lo mangi anche tu. Anzi, mangiati una crostatina alla crema, va. E poi mettiamo dentro in frigo i dolci perché sennò vanno persi. Almeno così la prossima volta ci riprovo o ci riproviamo insieme. Forse i prezzi sono partita troppo alta, non lo so. Potremmo provarlo anche durante il mercatino delle pulci, per esempio. Sarebbe carino. Ok, allora ragazzi, voi anche avete fame? Buttami il cibo, ripulisci. Nina, stai giocando, tu stai bene. E allora, voi bimbe che state bene, pipì e fate i compiti. Fai i compiti. Alice anche adesso sta bene e fa i compiti. Nicolò ha fame. Quindi ti mangi questa una barretta al limone e ti fai i compiti, mentre con Summer andiamo un attimo all'armadio. No, andiamo un attimo allo specchio. Quindi cambiamo un attimo aspetto. Volevo fare una cosa, un cambiamento. Così anche il cambio aspetto. Niente, abbiamo perso la chiamata. Ok, datemi Summer. Praticamente, oddio Summer, ti sei di nuovo un attimo ingrassata. Praticamente voglio togliere a Summer questo pigiamino, perché adesso non è più il caso, ormai sei una donna, moglie e madre, quindi questo te lo lascio. Però pigiamino lo tolgo e voglio metterti questa. Togliamo quelle calze. Questa perché ci sta tutta. La voglio rosa confetto come la camera da letto. I capelli, sì, perché alla fine tu sciolti hai questi capelli. E sì, sei struccata. Oppure potremmo metterti giusto un tocco di gloss
un po' di rossure alle guanciotte, giusto così, e una riga di eyeliner semplice, ma giusto così, acqua e sapone. Eccola qui. Allora, cambiati. No, non si può mai fare qua. Nemmeno qua. Quindi serve poi l'armadio semplice. Ah no, ma che scema! Ma perché a volte faccio questo? Allora, mettiti l'abito da notte, questo qui, perché alla fine, al posto del pigiamino, anche in casa, quando ci sono i ragazzi, è molto più carina questa vestaglia. E poi, datti una sistemata, voglio vedere se ci sono altre cosine da fare. Come sei carina. Ah, eccolo, questo volevo vedere. Si danno anche una limata alle unghie. Si applicano il profumo. Un po' di gloss, appunto, come l'ho messo. Che bello! Sei molto carina. Molto carina e pronta per andare a nanna. Tanto tuo marito farà tardi. Arriva alle 2 e sono le 10 meno un quarto, però è stata una giornata impegnativa. I ragazzi, che carini, stanno facendo i compiti. Vogliamo iniziare ad aprire le caramelle festive? Tieni, apri tu e aprila tu. Facciamo aprire le gemelle che sono le più piccoline. Ma come siete carini! Chi è uscito? Una caramella. E va bene, dai. Guarda com'è incuriosita Alice! Una dolce sorpresa. Aggiungi succo extra. Un cliente abituale di Filippo chiede un po' più di succo nella propria bevanda. Filippo vorrebbe accontentarlo, ma sa che deve dire di no. No, no, aggiungi succo, mai dire di no a un cliente. Dopo aver dato un po' di succo in più al cliente abituale, tutti fanno la stessa richiesta. Il bar ci perde, ma tutti amano Filippo. E vabbè, oh, tanto era negativo anche l'altra, secondo me. Aspetta, Nina. Fammi vedere. No, infatti niente. Per il lavoro sembra che sia tutto a posto. Hanno finito i compiti. Guardate che bello alla luce i fiocchi di neve. Anche nella caramella. Sì. E vabbè. Bravi. Ok, allora tutti a nanna. Gemelline, su. A dormire. Alice, prenditi i compiti. Anche tu. Mettiti i compiti nell'inventario. E tutti a dormire. Dormi e dormi. Comunque anche le gemelle hanno finito la loro aspirazione, quindi tra qualche video prima finisco di fare le cose, alcuni video che ho in mente, e poi faremo crescere anche le gemelle. Prima ovviamente dovrà crescere prima Vincenzo e poi loro per ultime. Ok ragazzi, quindi vi lascio qui con questa puntata, spero vi sia piaciuta. Mettete tanti mi piace sotto i video, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!